Buon pomeriggio, sono in compagnia di Marco Scaramellini, neoeletto sindaco di Sondrio. Buon pomeriggio, grazie. Dopo 20 anni di amministrazione di sinistra per Sondrio, una svolta quasi epocale. Beh, dal punto di vista politico, indubbiamente così. Noi siamo molto contenti del risultato, abbiamo ricevuto un consenso da parte dei cittadini veramente importante. E questo, oltre a darci soddisfazione, aumenta però il senso di responsabilità, perché le aspettative sono molto alte. Un risultato inaspettato e anche travolgente. I numeri più significativi quali sono? Beh, indubbiamente, sì, nelle proporzioni abbiamo avuto un risultato inaspettato. Io, al di là diciamo, della suddivisione di voti tra noi e gli altri contendenti, ho avuto un grande piacere nel vedere la lista civica mia raggiungere un 14% di consenso e considerando che questa lista è stata creata da poco con persone che non hanno mai partecipato alla vita amministrativa, il risultato è veramente sorprendente. Che cosa secondo lei ha fatto la differenza? Ma io penso che ci siano vari fattori concorrenti a questa vittoria. In parte il merito è nostro, in parte la congiuntura, diciamo, e anche forse un fisiologico, così, una fisiologica voglia di cambiamento che in questo momento ha favorito noi. Un voto che è stato determinato in qualche modo anche dalle vicende nazionali, secondo lei? Ma in parte, indubbiamente, perché insomma, la Lega comunque ha aumentato il suo risultato in termini di voti. Però ci tengo a sottolineare che all'interno della coalizione il 60% dei voti che abbiamo ottenuto sono sulle liste civiche. Quindi le persone di Sondrio hanno ragionato sia in termini politici per chi ha queste sensibilità che guardando ai programmi e alle persone in gioco. Un successo per tutta la squadra, quindi? Direi proprio di sì, un successo distribuito su tutta la coalizione. E su tante persone che hanno preso voti, quindi in particolare per esempio la mia lista, non avendo un capolista, ha avuto tanti voti distribuiti su quasi tutti i candidati. È stato sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e da 3 liste civiche. Quali differenze tra la parte civica e la parte politica, se ve ne sono? Ma in realtà io non ho visto queste grandi differenze, alla fine tutto si gioca sulle persone, sulla qualità delle persone e devo dire che i partiti hanno in più una certa organizzazione che non guasta quando si gestiscono delle campagne elettorali, hanno un'esperienza superiore ai civici che però sono radicati fortemente all'interno della società civile, questo è un vantaggio. Quindi io ho trovato un mix di persone veramente valido e sono contento, insomma, di questa coalizione. Per ben 2 volte il ministro Salvini, quasi ministro e poi da ministro, è venuto a Sondrio a sostenerla. Sì, beh, indubbiamente beh, ci lamentiamo che la nostra provincia è isolata, che i politici non arrivano e noi abbiamo avuto un quasi ministro e poi un ministro in pochi giorni. Sicuramente ciò è dovuto anche al fatto che il ministro Salvini frequenta la Valtellina assiduamente, quindi anche per diletto, diciamo, quindi la conosce bene. È chiaro che queste visite hanno dato notorietà alla città di Sondrio e direi a tutta la provincia, in particolare la prima è stata fatta proprio il giorno della composizione del governo. Quindi io sono contento, ho ringraziato il Ministro per l'attenzione, sicuramente è stato un appoggio importante. Cosa pensa della politica attuale? Ma in generale io ritengo che la politica sia importantissima, sia la base di una convivenza civile. Il problema è che negli anni abbiamo avuto degli esempi di politica non positivi. Questo è un rammarico che abbiamo, quindi sarebbe bello che la politica desse il buon esempio e aiutasse questa società a crescere. Purtroppo
Purtroppo se tutti però si allontanano da questo mondo dell'amministrazione per le piccole città e della politica più in generale, la politica poi resta in mano magari a una minoranza che magari non ha degli ideali così forti. In realtà sarebbe bene che la gente si occupasse di amministrazione e soprattutto i giovani si avvicinassero alla politica, quella seria, quella sana. Io in realtà sono, come ho sempre sottolineato, un civico perché faccio un po' fatica a collocarmi in uno o nell'altro schieramento, anche perché sono sempre portato ad affrontare i problemi e le proposte che vengono avanzate, a prescindere da chi le avanza. Quindi se sono proposte che ritengo valide, sono valide, saranno valide a prescindere da chi le propone, insomma. A far lavorare bene anche l'opposizione. Ma questo indubbiamente, bisogna cercare di valorizzare tutti i contributi. È chiaro che poi ciascuno ha la propria sensibilità, il proprio modo di porsi anche, però fondamentalmente quando le idee sono buone vanno Certo, portate avanti. quali saranno le priorità? Beh, sicuramente dovremo entrare in comune, creare la nostra squadra di giunta e di consiglio. A Sondrio i membri della giunta devono dare le dimissioni dal consiglio, quindi ci sarà un L'avvicendamento. avvicendamento e quindi prendere anche coscienza dei meccanismi della pubblica amministrazione. Io qualcosa conosco, altri qualcosa in più e parecchi qualcosa in meno, quindi ci vorrà un tempo di assestamento. Però poi dopo partiremo subito in particolare con l'ascolto dei cittadini e delle categorie. Ascolto dei cittadini, fragilità, sicurezza, si è parlato molto di Sì. questo in campagna elettorale. Sì, noi abbiamo posto tre precondizioni che erano nel nostro programma, prima ancora di ragionare su un modello di sviluppo. Queste tre precondizioni erano le seguenti: ascolto e dialogo dei cittadini, cioè il cittadino delega altri cittadini temporaneamente ad amministrare la cosa pubblica. E quindi il cittadino resta il principale azionista dell'amministratore, quindi questo ascolto deve essere portato avanti periodicamente, costantemente per tutta l'amministrazione. È chiaro che poi a seguito dell'ascolto bisogna fare sintesi e prendere decisioni assumendosene le responsabilità, però l'ascolto e il dialogo è fondamentale, perché se il cittadino percepisce uno scollamento tra chi amministra e i cittadini stessi, vi è questo allontanamento che secondo me poi porta anche a un disinteresse rispetto al voto. L'altra precondizione è l'attenzione alla famiglia. Di famiglia si parla sempre troppo poco a nostro parere, e quindi alle politiche che devono favorire le famiglie sia con bambini che con anziani a carico. L'ultima precondizione è l'attenzione alle fasce deboli, perché anche a Sondrio ci sono veramente problematiche importanti legate alle nuove povertà, e quindi in sintesi queste tre precondizioni attengono tutte alla persona, quindi all'attenzione alla persona. Ecco, dicevo prima si è parlato molto anche di sicurezza e si è parlato anche di istruzione e non solo. Il comparto di istruzione è fondamentale. Fondamentale, le nostre scuole vanno seguite bene. Devo dire che la situazione a Sondrio è globalmente positiva. Abbiamo una sola scuola che ha delle problematiche legate a una grande affluenza di ragazzi di origine straniera, che sta comportando una migrazione dei ragazzi italiani in altre scuole. Questa scuola, che è di eccellenza, una scuola molto ben gestita, con professori molto validi, ha però questa emergenza, quella che ormai è diventata un'emergenza. E questo tema andrà affrontato con molta serenità, con il confronto, con diciamo, l'attenzione per cercare di risolvere il problema. L'altro tema che le citava è la sicurezza. È vero che Sondrio è una città relativamente sicura rispetto in particolare alle metropoli. Però non dobbiamo abbassare la guardia, la sicurezza del cittadino deve essere veramente una priorità. Rappresenta il nuovo, il cambiamento, ma vi sarà magari anche qualche ambito in cui si potrà lavorare nel segno della continuità.
Indubbiamente, noi abbiamo sempre dichiarato che noi siamo oggettivamente il cambiamento, perché non siamo in continuità con l'amministrazione uscente, ma è un cambiamento non tanto per cambiare, è un cambiamento ragionato, un cambiamento che terrà conto di quante delle positività che ci sono a sondrio e cercherà di migliorarle, puntando poi anche a introdurre magari degli elementi di innovazione. Che ruolo avrà Sondrio rispetto agli altri comuni, ma anche rispetto agli altri enti sovracomunali e territoriali? Questo è un altro tema molto, molto importante sul quale noi abbiamo riflettuto molto e abbiamo nel nostro programma varie indicazioni. Sondrio, a nostro parere, deve ritornare ad essere il capoluogo di provincia, deve avere un ruolo autorevole, un ruolo propositivo e di aiuto nei confronti degli altri comuni, di coordinamento e in particolare nei confronti degli enti superiori. Regione Lombardia e Stato deve proporsi autorevolmente nell'interesse di tutta la provincia. Questo è il nostro scopo, ma ci tengo a sottolineare che l'approccio verso gli altri comuni sarà di collaborazione massima, non certo di prevaricazione, anzi ci faremo carico eventualmente dovessimo ricevere richieste in tal senso di aiutare i comuni più piccoli ad ottenere, diciamo, una visibilità e diciamo, anche finanziamenti se fosse possibile. Quindi sarà un comune in rete con gli altri comuni. Indubbiamente. Questo è uno dei temi che noi riteniamo più importanti. Cioè, Sondrio, anche come nel senso della proposta turistica, deve fare rete, deve essere proporsi non come Sondrio ma come Valtellina. E quindi per fare ciò bisogna dare spazio a tutti i comuni e a tutte le realtà molto positive che abbiamo nell'hinterland di Sondrio per cercare di avere di essere uniti per proporsi in modo autorevole fuori dalla provincia. Ha citato il turismo. Sondrio potrà diventare una città più turistica? Potrà crescere da questo punto di vista? Io sono convinto di sì perché abbiamo un patrimonio incredibile che la natura generosamente ci offre, che va dai torrenti ai fiumi, dai terrazzamenti alle montagne, e quando parlo di questo intendo in realtà, come dicevo prima, tutta la provincia ha queste potenzialità. Secondo me, da subito, già con la struttura che abbiamo, potremmo migliorare molto, cercando però di avere un coordinamento globale col territorio, cioè senza fare molto, ma coordinandoci e proponendo un marketing unitario già potremmo fare dei passi avanti importanti. Poi necessiteranno altri interventi come per esempio il potenziamento della ricettività che a Sondrio è bassissima. Però ecco, abbiamo già veramente tante potenzialità, se solo riuscissimo a metterle in rete e a proporle unitariamente faremmo già un bel passo avanti. Sicuramente vi sarà una rete e un contatto diretto con la regione e il governo, visto gli Indubbiamente, sì, appoggi indubbiamente. ricevuti. Noi riteniamo che Sondrio debba essere presente in Lombardia con grande costanza, una presenza per presidiare gli uffici, per capire come si muovono rispetto, diciamo, al territorio della provincia di Sondrio, per cercare di proporre le iniziative che il territorio porterà avanti al fine anche di ottenere un appoggio anche in termini economici per far sì che la provincia abbia uno sviluppo importante. Lei è ingegnere di Chiavenna, dove è stato anche assessore e ha una lunghissima esperienza in vari ambiti perché fa parte di tante commissioni, conosce tante amministrazioni. Che apporto potrà dare alla sua Sondrio ora, vista la sua esperienza professionale? Sì, io vivo a Sondrio da 26 anni, però lavoro nella provincia ormai da sempre, sono in contatto con quasi tutti i comuni della provincia. E penso che questa esperienza mi aiuterà, soprattutto ovviamente nei settori di mia competenza come lavori pubblici e urbanistica, però conosco abbastanza bene la macchina della pubblica amministrazione e quindi confido di poter dare un contributo anche a Sondrio. Devo dire che abbiamo parecchie persone diciamo,
diciamo, nel nostro gruppo che hanno esperienza, quindi siamo ben composti, diciamo, rispetto a queste tematiche. Avrà ricevuto un sacco di telefonate, in questi giorni. Quale è la più inaspettata? Ma non saprei, sì, ho ricevuto tante telefonate, tanti messaggi, oggi poi con i social network arrivano messaggi in grande quantità, non sono riuscito a leggerli tutti fino a ieri sera e mi hanno fatto molto piacere, devo dire. Ma telefonate inaspettate direi di no, I suoi direi di no. avversari? Allora, ho ricevuto un piacevole messaggio da Ponteri, candidato sindaco di 5 Stelle, che mi ha scritto delle parole molto piacevoli, devo dire che con lui c'era anche una discreta sintonia su vari temi legati particolarmente all'ambiente e quindi ho avuto molto piacere di ricevere il suo messaggio. 5 Stelle che non saranno in opposizione. Ecco, purtroppo no, 5 Stelle non è riuscito a, come liste, non sono riusciti a superare la soglia del 3% e non saranno in opposizione, però devo dire che noi siamo molto aperti ai contributi come di tutti, come dicevamo prima, e quindi noi avremo un canale aperto anche con loro per cercare di raccogliere le loro istanze e cercare di magari anche di aiutarli a metterle in atto. Sarà sindaco a tempo pieno? No, direi di no, io ho due priorità, una è la famiglia e l'altra è il lavoro. Quindi io non sarò sindaco a tempo pieno, ma questo lo dico non per sminuire il ruolo del sindaco, ma perché io vivo di un altro lavoro, insomma. Sono temporaneamente prestato all'amministrazione, cercherò di svolgere al meglio i miei compiti e dedicherò a questo ovviamente tutto il tempo necessario, però le mie priorità restano altre. Pur volendo svolgere con grande attenzione fino in fondo il ruolo a quale i cittadini mi hanno chiamato. Ha già iniziato? Sì, noi abbiamo già avuto una riunione tecnica ieri in comune con il segretario comunale e col dirigente, un dirigente apicale, che ci hanno illustrato quali sono gli adempimenti più Urgente. vicini, più urgenti, a partire dal Consiglio comunale che verrà convocato, penso, il 9 di luglio. E quindi abbiamo già fatto una prima ricognizione di questi adempimenti. Il giuramento? Ma questo non me l'hanno citato, non so Magari se. non Oggi, ecco, serve. oggi ci sa, dovrebbe esserci stata in queste ore la proclamazione presso il Tribunale di Sondrio dei risultati e quindi dovrei essere entrato in carica formalmente in queste ore. Non ci resta che ringraziarla, quindi buon lavoro e arrivederci. Grazie a voi dell'attenzione. Grazie anche a voi, arrivederci.